Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, benvenuti al nostro appuntamento di riflessione sui Vangeli delle Domeniche di Quaresima. È la volta, in questa seconda Domenica di Quaresima, del Vangelo della Trasfigurazione del Signore Gesù dinanzi a pochissimi testimoni: Pietro, Giacomo e Giovanni. Gesù è assistito, potremmo dire, anche dalle figure di Elia e di Mosè. La Quaresima si presenta, come già abbiamo visto in precedenza, domenica scorsa, si presenta idealmente come la parabola di vita del discepolo, di Gesù, che cammina con Gesù. Il discepolo che cammina con Gesù dove? Per le pianure della vita, per gli spazi della vita, con tutte le sue oscurità. Però oggi il Vangelo mette forti ali alla nostra speranza, perché Gesù è il sole della mia vita. La mia vita si muove con Gesù sotto il sole di Dio. Trasfigurazione. In greco si dice metamorfosi. Quando sentiamo la metamorfosi, soprattutto quanti vengono da studi classici di latino, di greco, non solo di lingua ma di letteratura latina e greca, sentendo la parola metamorfosi, potrebbe arrivare una tentazione di considerare questo racconto di oggi, la trasfigurazione, la metamorfosi di Gesù, considerare questo racconto del Vangelo di oggi un po' come se fosse una riedizione cristiana di certi miti antichi, di certi miti greci e latini. Pensiamo soltanto alle celebri metamorfosi del poeta sulmonese di Ovidio e al loro influsso di apparizioni e di trasfigurazioni divine davanti agli uomini, uomini semplici come uomini potenti, davanti a paesaggi quotidiani, surreali. No, la trasfigurazione di Cristo è ben altra cosa.
Se proprio noi dobbiamo cercare un rimando allusivo, possiamo pensare alle gloriose apparizioni divine, le cosiddette teofanie dell'Antico Testamento. E tra l'altro, mentre nelle metamorfosi del mondo greco-romano gli dei si trasformavano in uomini per incontrare l'uomo, e qui è tutto il contrario, qui è l'uomo Gesù. Vedete che nel Vangelo di oggi il nome di Gesù ricorre almeno 4 volte, è l'uomo Gesù che si trasforma in essere celeste, in essere trascendente. Ci può essere anche un'altra tentazione ricorrente anche in certi testi di meditazione, di spiegazione biblica, di esegesi biblica, pensare che la trasfigurazione sia come una apparizione pasquale anticipata, una Pasqua anticipata. Nulla esclude che San Marco, l'Evangelista, abbia davanti a sé l'esperienza del risorto. L'esperienza del risorto che è l'esperienza che ha letteralmente cambiato la vita degli apostoli, dei discepoli contemporanei di Gesù. Tutto l'evento Gesù è stato riletto alla luce della risurrezione. No, ricordate che quel Pietro che qualche ora prima aveva rinnegato Gesù 3 volte è il Pietro che dopo la risurrezione proclama con parole apertissime: quel Gesù che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato dai morti. Dunque l'Evangelista può avere davanti agli occhi l'esperienza del risorto, così come questa esperienza fu vissuta nella Chiesa delle origini. Però mancano al nostro racconto di oggi alcuni elementi decisivi delle apparizioni pasquali. Per esempio, l'improvvisa irruzione di Gesù. No, ricordate nel Cenacolo, una volta senza, una volta con Tommaso, venne Gesù a porte chiuse improvvisamente, l'improvvisa, ecco, irruzione di Gesù. Manca un altro elemento delle apparizioni pasquali, quel riconoscimento faticoso del Cristo da parte dei discepoli, ricordate i 2 di Emmaus. Lo riconobbero allo spezzare del pane, avevano però avuto quella percezione così bella, non ci ardeva forse il cuore in petto, dunque, mentre conversava con noi lungo il cammino. Dunque manca anche questo elemento nel racconto di oggi. Non solo manca una irruzione improvvisa di Gesù, ma manca anche quel faticoso riconoscimento del Cristo da parte dei discepoli, manca un altro elemento caratteristico delle apparizioni pasquali, la missione che il risorto affida a loro. Andate, io vi mando. Perciò possiamo considerare la trasfigurazione come una epifania, cioè a mezza strada, a metà della vicenda terrena di Gesù di Nazareth, c'è questa epifania che solleva un po' il velo sul mistero di Gesù. Gesù ha portato con sé 3 discepoli, li ha portati su un monte alto, la montagna. Comunque una terra elevata dove al mattino si poggia il primo raggio di sole e alla sera è l'ultimo raggio di sole. Una terra che si innalza, un monte alto che si innalza nella luce, è una terra la più vicina al cielo, è una terra alta che Dio sovente sceglie nella Bibbia per parlare, per rivelarsi, e su questo alto monte di oggi appaiono infatti Mosè ed Elia, ma Mosè ed Elia erano quelli che avevano potuto parlare con Dio faccia a faccia rimanendo in vita, gli unici che hanno potuto vedere Dio. E questa epifania che oggi San Marco ci presenta nel suo Vangelo a un certo punto diventa una intronizzazione
alla quale partecipano quasi fossero degli assistenti al soglio del re, alla quale partecipano Mosè ed Elia, la legge e la profezia biblica. La sottolineatura che San Marco fa con quella maestria che gli studiosi gli riconoscono all'unanimità, quella maestria anche pittorica, no, la sottolineatura delle sue vesti candide, nessun lavandaio sulla terra poteva renderle così bianche, questa sottolineatura delle vesti bianche, delle vesti candide, evoca proprio, è un simbolo dell'intronizzazione del figlio dell'uomo, questa figura messianica che già il profeta Daniele nell'Antico Testamento, al capitolo 7, ci aveva presentata lì, nella cosiddetta Apocalisse di Daniele. Dio veniva raffigurato con una veste candida come la neve, coi capelli del capo candidi come la lana. Dunque Cristo partecipa dello sfolgorare della divinità e agli occhi degli apostoli, dei suoi tre che stanno lì, si affacciano, sia pure per un baleno, sia pure per un istante, agli occhi degli apostoli lì presenti si affacciano, ecco, si affaccia la fisionomia, diciamo, velata di quest'uomo. Di quest'uomo storico si svela una fisionomia celeste. C'è una esperienza degli occhi, ma c'è una esperienza anche degli orecchi, perché i tre ascoltano una voce che scende dal cielo mentre stanno con lui sul Santo Monte: questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Si trasfigurò davanti a loro. Il Vangelo di Marco non evidenzia altro particolare se non questo della trasfigurazione, le vesti diventate splendenti. Ma possiamo domandarci, se così luminosa è la materia degli abiti che coprono il corpo, quale non sarà lo splendore del corpo? Se così è il corpo, che cosa sarà del cuore? È come quando il cuore è in festa, la festa si comunica al volto. I vestiti di Gesù sono vestiti di festa. Pietro è sedotto da questo. Pietro prende la parola e fa un'esperienza unica del bello. È bello essere qui. Facciamo tre capanne. Che bello l'entusiasmo di Pietro. C'è uno stupore di Pietro. Ecco, la fede, per essere vigorosa, per essere pane, deve discendere da uno stupore, deve discendere da un innamoramento, deve nascere da un che bello gridato a cuore pieno. Quello che seduce Pietro non è l'onnipotenza di Dio, non è lo splendore del miracolo, il fascino dell'infinito. Quello che seduce Pietro è la bellezza del volto di Gesù. Quel volto è il cuore. Il volto di Gesù nella trasfigurazione diventa il luogo che narra il cuore di Gesù. Il cuore di Gesù è un cuore di luce. L'uomo si sente finalmente a casa. Che bello, qui è bello stare. Altrove noi siamo sempre lontani, siamo sempre in viaggio, no? Il detto virgiliano, rari nantes ingurgite vasto, lontano da questo volto di Gesù che è il luogo del cuore stesso di Gesù,
noi siamo sempre lontani, siamo sempre in viaggio, il nostro cuore è a casa solo accanto al cuore di Gesù. Il nostro cuore, o Gesù, è a casa solo quanto è accanto al tuo. Questa visione che dissipa i dubbi e le esitazioni con proprio in ragione di questa sua solarità è una visione che dura solo un battibaleno, è un lampo, perché subito ritorna il rischio della fede. Ritorna la lunga quaresima della ricerca. Dice, nota San Marco, subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo. Anzi, scendendo dal monte, Gesù li esorta a tacere quell'esperienza così esaltante. Li esorta a pensare piuttosto alla via della croce che lo attende. La croce, come dirà San Paolo nella prima Corinti, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Gesù ritorna ad essere uomo, come gli altri. Anzi, un condannato a morte che si sta avviando verso un patibolo infame, eppure nel cuore dei discepoli si è accesa una lampadina, si è acceso un qualcosa. Cioè loro non è più un cammino dietro un predicatore, dietro un guaritore, dietro un personaggio noto, un big dell'epoca. Non è neppure la sequela di un maestro e nemmeno del Messia di Israele, perché il Messia che gli israeliti attendevano era ben altro, come sappiamo. Gli apostoli adesso hanno negli occhi quella luce, hanno negli orecchi quella voce, hanno una lampada segreta che non elimina la notte, non elimina le perplessità, non elimina le esitazioni, però consente di continuare la ricerca, di continuare a cercare, consente di camminare, consente di attendere. Vedete che iniezione grande di speranza c'è. C'ho già un qualcosa nelle mani che tuttavia cerco perché dovrò trovarla e goderne in pienezza. A Gerusalemme avverrà questa grande svolta, il bagliore della trasfigurazione vissuto adesso nel Vangelo di oggi. A Gerusalemme quel bagliore, quel battibaleno, quel lampo di trasfigurazione diventerà la luce permanente dell'alba di Pasqua. Per adesso basta la certezza di aver intuito per un istante in Gesù il Dio con noi promesso nelle Scritture, ma questa certezza sostiene il pellegrinaggio terreno degli apostoli, come sostiene il nostro pellegrinaggio terreno, nell'attesa che alla fine, come dirà San Paolo, alla fine abbiamo a vederlo a faccia, ora lo contempliamo in modo imperfetto, ma allora lo conosceremo perfettamente. Allora ecco in che senso all'inizio dicevamo che la Quaresima è idealmente la parabola della vita del discepolo che con Gesù percorre la pianura della vita con tutte le sue oscurità, però ogni volta questo cammino c'ha una meta, e la meta è la Pasqua. E la Pasqua è la nostra esperienza della divinità del Cristo. La Pasqua terrena che noi celebriamo è come una trasfigurazione, in attesa di quella Pasqua perfetta che celebreremo nella liturgia celeste e che non conoscerà più il ritorno nella pianura della quotidianità umana. E allora ecco, con la luce negli occhi, con quella voce nel cuore, anche noi continuiamo
a marciare verso Gerusalemme. Anche nella triste esperienza della pandemia, con le enormi preoccupazioni che si aggiungono alle precedenti delle varianti del virus o del parere di alcuni scienziati, i quali penserebbero che più che un difetto di laboratorio o un qualche cosa che diciamo ha conosciuto l'esperienza di un laboratorio, la pandemia sia dovuta alle mutazioni climatiche che si accelerano in virtù dell'opera devastante dell'uomo. E se questo fosse vero, si capisce che altro che preoccupazioni, si creerebbe proprio veramente un peso insopportabile al massimo nella nostra vita, nella nostra psiche. Nonostante questo, noi continuiamo a marciare verso Gerusalemme. Si tratta di quella resistenza nella speranza. C'è stato un pastore evangelico, teologo, che è stato ucciso nel lager nazista di Flossenbürg, Dietrich Bonhoeffer, fu ucciso alla mattina del Sabato Santo del 1945, e nella sua poesia preghiera Voci Notturne, Bonhoeffer scriveva: disteso sul tavolaccio, fisso la parete grigia, fuori un mattino di estate, ancora non mio, esultando, questo mattino d'estate, ancora non mio, esultando va verso la campagna. Fratelli, finché non giunge dopo la lunga notte il nostro giorno, resistiamo. È la resistenza della speranza. Ecco come il Vangelo della Trasfigurazione veramente mette energia, veramente dona ali alla nostra speranza, perché il male non può vincere, il buio non può vincere, non è questo il destino dell'uomo, non è questo, non è il male, l'uomo non è destinato al male, non è destinato al buio. Adamo ha una luce, Adamo è una luce, perché così è stato creato dal Signore Dio, è una luce custodita in un guscio di creta. Ma la vocazione di Adamo, la vocazione dell'uomo, è proprio questa di liberare questa luce. Come Pietro, avere fede significa scoprire la bellezza del vivere, ridare gusto ad ogni cosa che faccio, ridare gusto al mio svegliarmi al mattino, al mio lavoro, ai miei abbracci. Tutta la vita prende così senso, si illumina. E questo Vangelo ci porta una notizia ancora più bella, perché questo evento della Trasfigurazione non riguarda Gesù solo, non riguarda solo Gesù che guardiamo come spettatori, no, è un evento che riguarda tutti, anche io e tu possiamo partecipare, dobbiamo partecipare all'evento di Gesù. Il volto di Gesù sul monte è il volto ultimo dell'uomo, quel volto di luce, il luogo del cuore di luce di Gesù è il volto ultimo dell'uomo, potremmo dire è il presente del futuro. È come se sbirciassimo per un attimo nelle cose di Dio, no? Dentro il regno di Dio, e notassimo che questo regno di Dio è una forza possente che preme sulla nostra vita, non per fare violenza evidentemente, ma per trasformarci, cioè per aprire finestre di cielo. Il Vangelo di domenica scorsa, ricordate, ci chiedeva convertitevi, convertiti, metanoeite, credete al Vangelo, no? E adoperavamo l'esempio del girasole che con pazienza,
con umiltà ma con tenacia, si gira sempre dalla parte della luce. Convertitevi, giratevi verso la luce. Il Vangelo di oggi, di questa domenica, ci offre un po' il risultato. La trasfigurazione è il risultato, perché io sì, mi converto, cioè mi giro, ma che cosa trovo? Trovo il sole. Sono irradiato, mi illumino, mi imbevo di luce, che è la luce di quel Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato come amore. Continuiamo il nostro cammino quaresimale sostenendoci fortemente con la preghiera e assistendo con la potenza della preghiera tanti nostri fratelli e sorelle che soffrono per molteplici mali del corpo e dello spirito, da ultimo per la pandemia. Sentiamoci solidari con loro e chiediamo al Signore di poter essere un po' a nostra volta quel volto di luce di Gesù che dona vita, che dona serenità, che dona speranza. Buona domenica a tutti.